Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questi nuovi video. Oggi siamo qui sui nuovi video di questa nuova serie di Lego Harry Potter anni 1-4. Regà, dovrò urlare per un pochino, ecco adesso un pochino meno, perché qui al menu non si imposta il volume audio, ma durante il gioco lo posso impostare, quindi dovrò urlare un pochino. Quindi, allora, stavo vedendo l'altro giorno la vecchia serie di Lego Marvel Super Heroes e ho visto che è andata molto bene. Quindi, raga, ho deciso di portare la seconda serie sul canale di Lego Harry Potter. Allora, prima cosa, perché Harry Potter è una saga che mi piace, quindi ho deciso di portarla. E poi, perché questo è stato il miglior gioco per me che hanno fatto della serie Lego. E il secondo non è che mi è piaciuto tanto, però il primo è stato abbastanza picco. Quindi ho deciso di portarvi questo. E fatemi sapere nei commenti se vi piace questa serie. E io la continuerò, la finirò. E se volete porto anche il secondo capitolo. Quindi dovrebbe essere anni 5-7. Io questo gioco già l'ho giocato su PlayStation 3. E lo so, l'ho già giocato, però comunque, siccome mi è piaciuto moltissimo questo gioco, avevo voluto rigiocarlo di nuovo. Io non lo so, faccio così. Io me li gioco prima e poi dopo me li rigioco sul computer. Vabbè, comunque, non ho messo la telecamera, raga, perché ho il telefono. Non dico stronzate, non so che stronzate. Ho il telefono scarico, è morto. C'è un periodo, raga, che si scalda come a che. Capisco che fa anche caldo, raga. Oggi saranno 40 gradi, sto sulla mano. Un porco, porca vacca. E comunque si scalda tantissimo e si scarica subito la batteria. Perciò non ho potuto mettere la telecamera. Per la prossima volta vi prometto, raga, che farò il video con la telecamera. E raga, io posso dirvi che ho moltissime serie da ancora da finire. Quindi ho anche fermato un attimo la serie di Kingdom Hearts, perché ho dei problemi con l'emulatore, però comunque cercherò di impostarlo meglio e ritornerò con la serie quella. E poi dovrò finire molte altre serie. Quindi vi lascio un attimo questi pochi secondi al video e ci riprendiamo fra pochissimo. Ok, allora, io già sono 10 volte che provo a fare questo gameplay che non mi riesce mai. Quindi già ho impostato l'audio prima. E allora, stavo dicendo. E che poi mi sembra che sto audio, porco due, sembra sempre alto, cioè non lo so, boh, a me mi pare troppo alto l'audio, cazzo. Vabbè, io lo metto così. Poi me lo direte voi nel prossimo video se devo abbassarlo. Però a me mi pare troppo alto sto cazzo di mondo, vabbè. E allora, guardando nei vecchi video ho visto che la serie di Lego Marvel era andata piuttosto bene. Quindi non so quante visualizzazioni ho avuto su quei video, però comunque era andato, cioè, estremamente bene. Potevo scegliere di portarvi altri giochi tipo qua solo dormo la dai vaffanculo, tipo Lego Jurassic World, oppure Lego World, che è uscito, che sembra un Minecraft stile Lego. Però ho scelto di non portarvi quelli perché non so perché. Perché allora, ecco, diciamo questo gioco, vattene, oh, te ne vai una via. Questo gioco me lo sono messo per... Oh, te li dava al cazzo. Me lo sono messo perché per giocarmelo per conto mio, perché era da tanto che non ci giocavo, quindi non so perché mi riprende così la voglia di giocarci, però vabbè. Quindi me l'ero messo per giocarmelo per conto mio, però poi dopo ho detto vabbè, portiamoci anche qualche gameplay sul canale. Non fa mai male. E quindi io porterò la serie di questo gioco.
ovviamente vedrò se vi piace, perché raga, io sto guardando che in altri video ho fatto delle playlist con un video solo, tipo quello di FIFA e PES, poi c'è Tomb Raider e qualcun altro, Metal Gear e molti altri. Quindi avevo fatto solamente un video, per non sprecare così le playlist, per fare solamente un video, io cercherò di fare tre video. Quindi io cercherò di fare tre video alla volta, cioè ora di questo gioco ne farò tre video. Se poi vedo che vi piace lo continuo, se vedo che non vi piace lo lascio stare. Però comunque io, raga, io ve lo voglio portare tutto questo gioco, perché questo gioco mi piace un casino. Io cercherò di portarvi il più seri possibile, però se vedo che, cioè, non interessa proprio a nessuno sto gioco, allora lascio proprio perdere, porterò un altro gioco Lego. Quindi, proprio continuo a dire che questo volume è troppo alto. Ah, ragazzo, gioco, non so perché, ma io ho riscontrato molti problemi. Non so se qualcuno di voi ha avuto questi problemi. Allora, praticamente, io, guardate, vi faccio vedere. Io adesso ho quasi tutto al massimo perché sono riuscito a impostarlo. La qualità texture alto e grafica potenziata, sì. Allora, io con grafica potenziata, quando l'ho messo sto gioco e andavo qui e mettevo sì, mettevo tutto alto, si azzerava tutto quanto. Non so perché. Cioè, mettevo grafica potenziata, sì, e si azzeravano tutto quanto. Tipo, le texture venivano rimesse basse e qui, che cos'è qua? Gli effetti venivano rimessi tutti no, non so perché. Venivano messi tutti no e mi ha riazzerato tutto. Poi dopo sono dovuto andare tipo su no, su prompt dei comandi. Vabbè, su una cosa tipo scrivevo su start percento update, una cosa del genere. E poi dopo lì mi sono impostato tutte le cose. Infatti, come vedete, io vedete il lucido nei capelli, no? Cioè si vedono i riflessi delle luci. Ecco, quello lì è la grafica potenziata. Praticamente non me lo metteva, non so perché. Allora, puliamo un pochino. Qua è sporco? No, non è sporco. Che cazzo dove va questo coso? Mica me lo ricordo. Oh. Vabbè, volevo dirvi. Questo gioco all'epoca l'avevo completato al 99%. Cioè, raga, non potete crederci, l'avevo completato al 99%. Perché lo volevo anche platinare all'epoca. Non avevo tutta quella voglia di platinare i giochi, però questo qua lo volevo platinare. Adesso non so perché mi ha preso la voglia di platinare i giochi, vabbè. Comunque, io a quell'epoca volevo platinarlo. Quindi mi mancano proprio pochissimi trofei. Infatti, per chi va sul mio profilo dei trofei, lo può anche vedere su PlayStation. Quindi, lì non c'è niente. Quindi, io praticamente mi mancava da trovare Voldemort e basta. Dovevo fare solamente livello bonus e prendere un mattoncino d'oro. E poi un'altra stronzata, mi ricordo, dovevo fare. Vabbè, devo fare quello e mi mancava un mattoncino d'oro. Allora, raga, cioè, ho fatto proprio una cosa strana. Non so che cazzarola è successo. E praticamente, era come un bug del gioco. Mi impediva di prendere un mattoncino d'oro. Cioè, dovevo riniziare tutto il gioco, raga. Dovevo iniziare tutto il gioco e riprendere quel mattoncino non mi andava. Allora, ho lasciato proprio perdere. Questa aspetta, vediamo un po'. Oh, chi è quando cazzo va? Oddio, metto sotto tutti. Che spettacolo. Vediamo un po' se ci riesco. Io. No, non ce la fa. Vabbè, ci servirà qualcun altro. Vediamo qua. No, non devi sollevare quello, coglione. Quindi, io ora se ci riuscirò con questo gioco lo voglio fare al 100% con voi. Quindi io se vedo che vi piace questa serie ve lo porto e ve lo farò al 100%, ve lo prometto. Vabbè, i video tipo in gioco libero non ve lo farò, perché sennò dopo sarebbe tutta una perdita di tempo, tutti i video libero
Dopo rigiocheremo i livelli 100 volte come volete voi, eh. Io posso anche fare, non importa niente. Però comunque, io non ho mai capito Harry Potter e poi altri che non. I babbani rotolano così e spaccano gli oggetti. Cioè, boh, proprio una cosa impressionante. Allora, Voldemort si può sconfiggere con una capriola. Così, tac, l'ammazzi. Allora. Regà, io vi insegno una cosa su questi giochi. Dovete sempre controllare sugli spazi così. Sugli spazi così. Dove non si vede niente. Qui ci sono sempre. Per chi non lo sappia. Ci sono sempre. Sì, cosi blu qua, ecco, questi qua. Infatti è difficile accorgersene, però. Vediamo se ne sono altri. Io sui giochi Lego, raga, ho la mania di completare al 100% tutti questi cosi. Quindi ogni volta mi metto a girare a fare ogni cazzetto di coso per fare tipo qui al mago autentico, una cosa del genere. Madonna, Hagrid quando cade fa tremare tutto il pavimento, guarda qua. Boom. Boom. No, non quel cazzo di coso. Sette con questo. E otto con questo. E ci dà questo viola. Questo viola vale un casino di coso. Non ho capito che ha fatto, però vabbè. Intanto lì vediamo Raptor che va, che gira così a vuoto. L'avevo visto. Ah, raga, per chi non lo sapesse, sto giocando con il joystick, eh. No, o ve l'ho già detto. Boh, non mi ricordo. No, mi sa che ve l'ho detto. Boh, mi scordo le cose così. Ok, controlliamo qui. Eccolo qui. Cioè, raga, spacca tutto questa capriola. È peggio della maledizione quella là, come si chiama? Avada Kedavra. Oppure la maledizione Crucio. Questa qua, boh, guarda, guarda. Guarda! Sta distrugge tutto. Oh, fammi passare qua. Oh, ma che cazzo? Vabbè. Ok. Vediamo il video. Ah, ha disegnato una casetta con il sole. Raga, io sto anche giocando a Lego Harry Potter, quello della PSP, con l'emulatore sul telefono. Vi dico che, non so, fa schifo quello della PSP, eh. Infatti si vede dall'alto. Cioè, quello del... guarda quanti ce ne sono. Quello dell'iPhone, quando era uscito, con quello della PSP è uguale. Cioè, non cambia proprio nulla, solo i comandi. Però comunque tipo la cosa brutta che hanno fatto su quel gioco, raga, che una volta i giochi della PSP erano spettacolari. Tipo mi ricordo Lego Indiana Jones, oppure Lego Batman, che era una figata spazzesca. Erano una figata pazzesca quei cazzo di giochi, raga. Erano mitici. Infatti l'avevo giocato un sacco. Quando avevo spazio. Mi serve il reduttore per spaccare quel coso. E erano spettacolari, raga.
Adesso invece l'hanno proprio peggiorati. Cioè, vabbè, i giochi sulla PSP non li fanno più. Però li fanno su PS Vita. Comunque fanno schifo anche qui. Vediamo qui che c'è. Gli altri non si danno lo sanno però. Che poi la cosa strana su sto gioco, raga, lo sapete qual è? Che quando parliamo con i quadri ci lanciano anche la roba. Cioè, tipo, su dei quadri parliamo e ci lanciano tipo una chiave o qualche oggetto strano, non so. Insomma, parlando sempre di PSP di questo gioco, la cosa brutta, raga, è quando si usa un personaggio solo e per cambiare ci serve R1 o L1. Cioè, raga, da quel gioco là non ho più giocato giochi sulla PSP di Lego, che hanno fatto veramente, veramente cagare. L'ultimo gioco che ho giocato era Lego su PS Vita, però, Lego... come cazzo si chiamava? Lego il signore degli anelli, ma vi dico che sinceramente fa veramente schifo. Sì, c'è la scelta di due personaggi insieme, oppure tre, non so, mi ricordo. Però comunque il gioco fa schifo. Una grafica pessima. E poi alla fine quello di PS, no, quello dell'iPhone è uguale. Cioè identico. Non cambia nulla. Infatti tutti i giochi della PSP e PS Vita ora li stanno spostando da console a... scusate, da console su telefono. Quindi tipo adesso sul telefono dovrà uscire Lego Batman 3, quello dell'Android e dell'iPhone. Allora, qui ci serve Hagrid. Però la cosa bella di questo gioco, regalo, sapete qual è? Quando si fa la magia, abbiamo la libera scelta della magia sopra lì dove ci sono le facce. Poi questo mi sa che era stato il primo gioco con le facce che si muovevano sopra lì la vita. Infatti è spettacolare questo gioco. Quando l'ho visto la demo era mitico questo gioco. Cioè, non so, io l'ho giocato subito questo gioco perché era uno spettacolo. La pietra filosofale se la mette sotto la barba, non si sa come fa, non si sa come fa ad arreggersi, voglio sapere. Ok, dobbiamo andare a prendere la bacchetta per Harry, intanto pressiamo un po' la schifezzeria della sbobola qui del fantasma, no, della cosa che è scoppiata. Ok, andiamo da sto tizio vecchio, c'è la bacchetta. Guardalo com'è contento, piccino. Cattivo proprio, raga. Mi sta proprio paura. Vabbè, allora abbiamo completato il livello e abbiamo anche sbloccato il gioco libero. Il seme della casa abbiamo preso solamente due, perché per prendere tutte e quattro ci serve il gioco libero con altri personaggi. Vabbè, non si può saltare per la prima volta. Ok, abbiamo anche salvato lo studente in pericolo. Cioè, pensate, raga, io sulla PS3 sono arrivato a 199 mattoncini d'oro. Me ne mancava uno e facevo 200. Comunque ci sto ripensando, raga.
una cosa bruttissima e mi ha fatto rosicare un botto. Allora, vediamoci questo breve filmato e poi ci salutiamo perché non so quanto tempo è passato ormai, però comunque ci vediamo al prossimo video. Poverello, sarò più gli occhiali. Questa sedia è regà che scricchiola, come a che appena faccio un movimento strano scricchiola. Porca puttana. Madonna, regà, sono 4 sulla lista. Cioè, sul film ce ne stavano 2000, qua invece sono 4. Ammazza, hanno fatto subito. Sul film ci hanno messo mezz'ora per... Che assegna i ragazzini alla casa. Qua invece hanno fatto subito proprio. Che velocità. Poi sono tutti uguali, raga. Qua non cambia nessuno. Vabbè, raga, io concludo qui perché sennò dopo il gioco viene troppo lungo. Quindi, raga, io spero che questa serie di Lego Harry Potter vi sia piaciuta. Quindi fatemi sapere se volete altri video su questo gioco. Io per non creare un video a cazzo, cioè playlist a cazzo così, vi faccio direttamente 3 video. Anche se non vi piacciono, vi faccio lo stesso. Quindi fatemi sapere se questo gioco vi piace. Lasciate un like, un commento per farmelo sapere. E fatemi sapere se volete altre serie su questo gioco. E noi, raga, ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!